Gino Crisci, rettore dell'Università della Calabria, uno che conosce il territorio del Parco della Silla, perché merita questo riconoscimento patrimonio dell'umanità? Perché il Parco della Silla ha delle unicità incredibili, è un unicum ambientale fatto di tante componenti messe insieme, cioè si parte dalla geologia che è un pezzo di Silla, è un pezzo di Alpi in Calabria, si parte all'ambiente, alla vegetazione, a delle unicità come tutti noi sappiamo, unicità che durano da secoli. E poi abbiamo tutta la parte zoologica, è un sistema ambientale veramente unico nel panorama europeo e nel panorama mondiale, quindi merita per questo insieme di fattori di diventare uno dei patrimoni dell'umanità. Abbiamo un parco che ha al suo interno una biodiversità unica ed è quella la carta più importante da giocare. La seconda è la gestione, e lì ovviamente è più difficile, ma speriamo di riuscirci. La seconda è la gestione, no? Come carta da giocare, ed è più difficile, ma bisogna riuscirci, bisogna avere questa buona volontà di dimostrare che siamo all'altezza, diciamo, delle altre aree UNESCO. Allora, si riparte nel rilanciare questa candidatura? Sì, siamo agli sgoccioli, ci auguriamo che il tutto si presenti a gennaio, abbiamo rivisto un po', rimodulato il dossier e siamo pronti per presentarla. Questo significa mobilitazione anche della collettività, della comunità, ci saranno nuovi sopralluoghi e così via, come nella prima edizione? Beh, questo dei sopralluoghi non lo so, immagino di sì. Comunque ci sono già state molte manifestazioni di adesione e di supporto da vari enti e da vari soggetti che hanno scritto anche direttamente all'UNESCO a Parigi o al Ministero, alla Commissione UNESCO italiana, quindi c'è un grande interesse e una grande voglia di portare avanti questa candidatura.